Chiamo a salire sul palco Biagio Oppi, Corporate Communication External Relations Alfa Sigma. Il titolo dell'intervento è Investire in Italia per l'innovazione aperta e la ricerca farmaceutica. Prego. Grazie. Allora, io ero qua un anno fa e devo dire che l'anno scorso parlammo di investimenti in ricerca, annunciammo l'apertura del centro di ricerca e sviluppo di Pomezia, l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto ospitando quel giorno il nostro fondatore che compiva pochi giorni dopo 101 anni, non grazie alle nostre medicine, anche forse, ma è venuto, lui è scomparso 2 mesi fa ed è stata l'ultima sua grande uscita pubblica. Marino Golinelli è stato un visionario, ha fondato Alfa Sigma, ma ha fondato anche la Fondazione Golinelli, che ha incubato 16 start-up di medical device e biotecnologie negli ultimi 3 anni. 16 start-up, una fondazione. E ha creato un venture capital che investe su queste start-up. Oltre a fare formazione scientifica nelle scuole per i bambini, docenti, eccetera. Quando lui è venuto a Pomezia, non solo ha voluto partecipare al classico taglio del nastro e saluti, ma ha partecipato all'evento che noi avevamo dedicato all'innovazione aperta, Open Innovation. Era la premiazione, la tappa finale di questo hackathon. Un hackathon è un contest di idee che avevamo aperto su tutta Europa su temi non facili. Parlavamo di biotecnologie, abbiamo ricevuto dei progetti dalle università di Spagna, Portogallo, Mosca, dalla Germania, dall'Inghilterra. E lui ha voluto parlare ai ragazzi, li chiamo ragazzi perché erano comunque studenti delle università, dandogli i 2 messaggi che lo ossessionavano: curare i malati e aiutare i giovani a sviluppare le loro idee, che erano secondo lui il modo in cui migliorare il nostro mondo. E queste 2 indicazioni fanno parte della nostra vision aziendale. Quindi noi quest'anno, e spero di poter tornare quest'altro anno confermando le cose che dico, noi quest'anno riapriamo l'Alphaton, che è il nostro hackathon Alfa Sigma, quindi Alphaton con una crasi, lo cambiamo completamente e lo decliniamo in maniera diversa, ma entreremo nelle università italiane ed europee per cercare di incoraggiare i ragazzi, gli studenti, i ricercatori, i professori a fare ricerca e innovazione aperta. Però qua non posso, dato che mi piace questo contesto perché è critico, non è un contesto in cui si vengono a raccontare solo le belle storie, ci sono dei temi che non possono essere lasciati da parte. Allora, c'è il tema che in Italia, quando si fa ricerca, si incontra il problema di fare i test sugli animali per il tema della vivisezione e bisogna andare nei laboratori francesi perché in Italia non trovi sufficiente disponibilità e capacità. E allora succede che ti mettono in coda perché in Francia danno la priorità ai francesi e in Francia c'è una grande azienda farmaceutica che ha la priorità su tutto e quindi noi arriviamo in ritardo. Bisogna parlare del tema della sperimentazione sugli animali in maniera aperta, dibatterne senza preclusioni e possibilmente senza posizioni ideologiche che impediscano di sviluppare il progresso. Poi c'è il tema delle biotecnologie. Noi non possiamo pensare che le biotecnologie possano essere utilizzate solamente per la farmaceutica. Ci sono le biotecnologie per l'alimentazione, ci sono le biotecnologie per altri settori. Le biotecnologie in Italia da 20 anni sono state costantemente penalizzate, con
una pregiudiziale sul fatto che si tratta di cose non naturali e di sintesi. Io vorrei che questo fosse un tema che ci ricordiamo, poi quando incontreremo il prossimo problema pandemico o il prossimo problema in termini di salute pubblica. Le biotecnologie ci salvano, ma vanno anche incoraggiate. Poi abbiamo parlato di PNRR. Noi abbiamo partecipato ad alcuni bandi che stanno uscendo. Vi invito tutti a leggere la chiarezza con cui alcuni sono scritti, in particolare nella declinazione più regionale e locale, perché rappresentano veramente una sfida quasi, verrebbe da dire, epistemologica. Quindi PNRR è importante, però occorrerebbe un aiuto maggiore da parte delle istituzioni nel renderlo accessibile, altrimenti occorre mettere in piedi delle sovrastrutture che diventano quasi non vantaggiose. E poi c'è l'altro tema importante dei brevetti e dei patent. La ricerca farmaceutica è condizionata dal profitto che porta alle aziende grazie ai brevetti. Se posizioni populiste o posizioni che cercano un facile consenso parlano di abolizione dei brevetti, noi facciamo scappare la ricerca, perché se no, se il brevetto non viene garantito, noi rischiamo di non avere profittabilità e quindi di non riuscire a fare ricerca. Questo è un tema, se ne dibatta pubblicamente, però non con i toni con cui è stato affrontato soprattutto durante la pandemia. E vi vengo a raccontare una storia da questo punto di vista che affronta diversi di questi punti critici, che è quella che hanno affrontato i nostri ricercatori. Ho giusto 3 minuti, no? Esatto. Allora, allo scoppio della pandemia, il nostro laboratorio di biotecnologie stava lavorando con l'ospedale di Bergamo su temi di ematologia. I dottori dell'ospedale di Bergamo si ammalano per la pandemia, erano in prima linea, ve li ricordate tutti, no? E loro chiedono al nostro laboratorio di biotecnologie nel 2020 di fare ricerca con il loro sangue, il sangue infettato dei medici di Bergamo, per capire se si riuscivano a creare degli anticorpi. Il nostro laboratorio di biotecnologie inizia a lavorarci e individua 32 ceppi, poi 6, che reagiscono positivamente al Covid, e ultimi dati pubblicati a febbraio su Molecular Biology reagiscono e sono efficaci anche contro le varianti più recenti. Abbiamo 6 frammenti anticorpali che funzionano. Tra l'altro il nostro laboratorio di biotecnologie, inserito nel Labio, questo centro di ricerca e sviluppo che abbiamo aperto a Pomezia, che si occupa di tecnica farmaceutica, come declinare la biotecnologia sulla pillola, sullo spray, eccetera, intelligentemente pensano di passare dall'inalazione dell'anticorpo, che è l'anticorpo che è stato sviluppato da Pfizer e da altri player internazionali, allo spray, perché lo spray permette di bloccare il Covid in ambito di gola e di naso. Funziona sui ratti. Abbiamo dovuto però aspettare 6 mesi perché la grande azienda francese doveva fare le sue sperimentazioni. Abbiamo dovuto aspettare altri 3 mesi perché non potevamo fare accordi con un'altra azienda internazionale che in Italia non c'è. Questi ritardi faranno sì che noi saremo pronti sul mercato a gennaio. Purtroppo il Covid ci sarà ancora, quindi sarà probabilmente uno strumento utile, però ci arriviamo tardi. Noi avremmo potuto tranquillamente arrivarci un anno fa. Quindi
Quando parliamo di ricerca responsabile e ricerca in Italia, dobbiamo anche fare i conti con gli ostacoli che ci troviamo davanti. E quindi i temi che vi dicevo prima credo vadano affrontati proprio in un dialogo, come si diceva prima, anche sviluppando un dialogo partecipativo e prendendo in considerazione le diverse posizioni. Quelle dei pazienti, anzitutto, come noi facciamo abitualmente negli ultimi trial, quindi con il patient engagement, tutto un discorso di coinvolgimento delle associazioni pazienti, delle varie patologie, con il coinvolgimento dei clinici, ma anche con il coinvolgimento di chi può supportarci, istituzioni, università e sistema più ampio industriale, nello sviluppo della filiera, che è bene sia chiaro a tutti, non può essere tutta all'interno di un'azienda, ma deve essere, appunto perché è open, deve essere fatta in partnership con tanti altri soggetti. Quindi noi speriamo quest'altro anno di tornare con delle altre buone notizie. Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di parlare, ringrazio dottor Tamburella e soprattutto ringrazio tutti voi per avermi ascoltato. Grazie, a presto.